Bene, se uno ha fatica nello stare a sedere, proprio perché, come dicevo anche ieri sera, l'hatha yoga mira ad arrivare in questa posizione e punto. Quindi se c'è uno scopo, lo scopo è questo, di mettersi a sedere qui e stare qua, fermi e meditare. Per cui è normale avere il corpo che rompe nella posizione seduta. Nel caso rompesse, ci si sdraia. Andate giù, raccogliete le ginocchia, vi mettete sul fianco. Non sarà lungo, Facciamo un quarto d'ora. Bene. Ci sono pranayama per tonificare, pranayama per rilassare, pranayama per purificare il corpo. Per esempio il classico è Kapalabhati, da cui io inizio sempre, che è il respiro di fuoco, uno dei respiri di fuoco, insieme a Bastrika, insieme a tanti altri. Bene. Faccio solo vedere. Cosa sto facendo? Sto facendo un'espirazione veloce, violenta, dal naso, e una ritrazione dell'ombelico quando espiro. Inspiro, lascio. All'inizio lo si fa lento, quindi bisogna proprio concentrarsi tantissimo. Quindi con una mano sulla pancia, dentro la pancia, inspira fuori. Vedete che faccio anche l'utilizzo del naso, anche le mie narici. Come quando tiri fuori l'acqua dal tubo. Esatto. Dai costi. Esatto. Però lo fai dal naso. O come magari rende più l'idea, come i calciatori che li vedete che quando sono fuori, quando giocano e smucano. Per pulirsi il naso. Noi qui stiamo addestrandoci in questo tipo di respiro, quindi come se volessi comprimere dietro le narici, ritrarre l'ombelico e trasformare la mia pancia come un compressore. Quindi lo facciamo per 10 volte. Ok, stop. Kapalabhati, la traduzione, significa cranio luminoso, ok? Aumenta l'ossigenazione, disperdi tanta anidride carbonica, ma cranio luminoso perché lavora sul prana. Noi abbiamo 5 tipi di energie, ne menziono solo una è prana. Prana lavora sulla parte alta del corpo. Cranio luminoso proprio perché scientificamente, quando uno ha pensieri scorretti, momenti no, eccetera, eccetera, con l'ausilio del pranayama e di questa tecnica pulisci il campo mentale dall'inquinamento. Pranayama proprio è la cerniera che divide il fisico dallo psichico, la cerniera che divide il corpo dalla psiche. Quindi se voglio lavorare sulla psiche devo lavorare sul respiro. Una volta che prendo su questo tipo di respirazione la posso protrarre nel tempo, per cui adesso ci proviamo a farne invece che 10, 20 o 30. Sempre lenti, al vostro ritmo. E poi fuori l'aria. Non è per niente facile, ce la fai? Sono iperventilato. Ci vuole con l'ossigeno. Ci vuole un po' di tempo. Adesso, dopo che hai fatto Kapalabhati e che abbiamo attivato, ma Kapalabhati dopo diventa questo, Col tempo, tipo da me lì, alle lezioni tutti sono arrivati a fare questo. E a gestire 50 ripetute per 3 volte di questo ritmo qua.
per cui si arriva tranquillamente a fare questa mole di lavoro. In India la prima volta che io feci Kapalabhati in India, perché qua si fa sempre soft, in India io feci 150 round il primo, 200 il secondo e 300 il terzo, con dei mali ovunque, perché chiaramente stimolando il diaframma, non siamo abituati, fa questo. In India sono un po' accelerati, nel senso che pretendono, però noi piano piano mobilizziamo. Trasformate, quindi spostate il respiro a livello della pancia, respiro addominale normale, inspiro gonfio, immaginate di avere un palloncino, ed espiro e ritrai l'ombelico un poco dentro. La metafora del palloncino rende, immaginate che questa pancia sia come un palloncino, un pochino si deve muovere, se non si muove metti la mano sulla pancia e devi sentire che un poco si espande quando inspiri, un poco si espande ed espiri si ritrae. Esaliamo quasi tutta l'aria, quindi fuori, tutta l'aria. Quello che voi dovete percepire quando fate pranayama è proprio l'introspezione, il rientrare dentro. Non è facile, ma dovete proprio cercare proprio di annullare, tra virgolette, ciò che è fuori. Perché altrimenti respirare non si attiva il respiro. Noi siamo troppo abituati a respirare qua sopra. Ad un certo punto andiamo in apnea, stiamo in apnea qualche secondo e poi dopo riprendiamo. No, invece tu devi ritornare verso il basso, ok? Ritornare verso il basso. Quindi adesso facciamo: inspira, apnea 5 secondi. Ed espiri tutto, tutto dal naso. Inspiri, apnea 5 secondi. Fuori tutto. Ultimo. Apnea 10. E fuori. Pranayama tutti lo traducono come controllo, sì, è controllo, ma è anche espansione. Io devo espandere il respiro. Allora, inspiro, apnea 20 secondi. Si può fare anche da sdraiati. Fuori tutto. E l'ultimo 30 secondi. Seconda respirazione, respiriamo sulle costole fluttuanti, per cui non più il palloncino, ma immaginatevi una fisarmonica adesso. Quando inspiro
divarico le costole, proprio le espando lateralmente ed espiro, le ritraggo. Anche qui, se volete, potete mettervi le mani anche incrociandole sulle coste, percependo che con la mia intenzione riesco in inspirazione a dilatare. Ok? Adesso, questo era il respiro. Lascio. Questo respiro addominale, questo respiro. Ok? È proprio qua. Ok, un po' la pancia rientra. Sembriamo, queste sono banalità, banalità come respiro, questo nell'ABC, questa è la A nel pranayama, questa è la A. E voi pensate quanto siamo abituati a fare degli sforzi incredibili senza però sapere come tenere l'aria, che poi è l'atto principale della nostra vita, perché noi nasciamo inconsciamente, respiriamo. Bene, ultimo, andiamo su, quindi andiamo alle clavicole. Come facciamo ad arrivare alle clavicole? Espando come abbiamo fatto adesso, quindi guardate, espando, vedete che si è allargato. Solo che continua una inspirazione, continua a inspirare, guardate. E porto su ed espando il petto. E poi lascio e tutto si sgonfia. Semplicissimo. Vai. Senti che ti gonfi e che ti fai l'impalcatura di aria. E poi fuori. E ancora. Devi sentire l'aria arrivare alle clavicole. L'aria, sempre tra virgolette, il movimento arrivare alle clavicole. Ci fermiamo. Molto bene. Questo è un ottimo esercizio di 15 minuti più o meno da fare a casa. Lo ricapitolo io e poi